di brani barocchi in versioni più vicine appunto al nostro gusto. È stata una scelta culturale perché la città di Pescara ha un'anima ovviamente che affonda le sue radici nella storia, ma è soprattutto una città proiettata verso il futuro, e l'idea di avere un Abruzzo regione europea è appunto il filo conduttore di questo festival che, come dicevo prima, intende portare il barocco, allungare il barocco anche a suggestioni contemporanee. Il concerto di stasera invece è interamente dedicato al barocco e alla musica rinascimentale. Questo perché appunto era doveroso omaggiare quelle che sono le radici più raffinate, elitarie, e soprattutto in quel momento in cui nasce l'armonia moderna, quell'armonia che noi consideriamo abituale, che consideriamo normale. Questa armonia non è stata sempre così, gli accordi per intenderci non sono sempre rimasti quelli, ma hanno a loro volta una storia di evoluzione. Questa evoluzione inizia a muovere i primi passi verso l'armonia moderna proprio nel periodo storico che è il tardo Rinascimento e soprattutto il primo periodo del Barocco. L'ensemble che ascolterete stasera, sono particolarmente orgogliosa di questo, sono particolarmente, come dire, in attesa di ascoltare questo concerto, è il gruppo Fiery Consort. Fiery Consort è stato fondato da Luca Dragani, che avete già ascoltato nel concerto scorso ai Flauti Dolci e si esibirà anche stasera. Questo gruppo cura, studia, analizza e fa ascoltare esclusivamente musica antica su strumenti antichi, quindi anche filologicamente accurata la loro ricerca. Ma per fare questo io lascio la parola direttamente al Fiery Consort, che comprende musica strumentale e vocale, e lascio la parola soprattutto a Luca Dragani, che è un caro amico e ne sa senz'altro più di me. Accogliamo i maestri con un applauso. Buon ascolto. Trovati alcuni, ben arrivati agli altri, e benvenuti al concerto. Allora, il concerto di questa sera è misto, diciamo che va dal 6 al 700, e fondamentalmente improntato sul 600 italiano, con qualche trasgressione, facciamo un'incursione verso Bach e una verso Purcell a metà e alla fine del programma. E vi presenterò i brani un pochino per volta. Ringrazio Gabriella della bella presentazione e vorrei che le sue parole fossero vere fino in fondo, cioè che noi avessimo gli strumenti antichi. Noi abbiamo copie di strumenti antichi, non ce li possiamo permettere gli originali. Qualcuno lì ci riesce, ma forse solo un po' più per i violini, per le altre strumenti più delicate, molto più difficile. Anche qualche clavicembalo antico si sente. E allora, iniziamo con i primi tre brani, che sono dello stesso autore, di Andrea Falconieri. Molti dei nomi vi saranno sconosciuti, maggior ragione per conoscerli e per apprezzarli, perché sono sorprendentemente belli, almeno secondo il nostro gusto, spero anche il vostro. Eseguiremo una passacaglia, una canzona detta l'Austria e una ciaccona tratta dalla sonata dell'Eroica. E gli strumenti sono questi: flauti dolci, la viola da gamba, violino e viola, la fiosa, che è questo strumento qui, bellissimo, grandissimo e che suscita di solito molta curiosità, e poi la ricerca ovviamente. E le composizioni hanno questa caratteristica: sono scritte per strumenti o per voce strumenti e basso continuo. Questa dizione significa che hanno un accompagnamento che i maestri del basso continuo, cioè Antonio e Walter, realizzano all'impronta, armonizzando le parti dei solisti con il basso. Quindi l'armonia viene creata esclusivamente al momento.
non è scritto sullo spartito. Ci sono delle versioni per chi non sa fare questo lavoro già scritte, ma noi facciamo come facevano gli antichi. Detto questo, buon ascolto e basta chiacchiere, avete aspettato abbastanza. Thank you.
c'è una sonata di Dario Castello, comincia un po' il virtuosismo strumentale, mentre il falconiero prevaleva l'amore per la melodia, per la bellezza melodica, con Castello invece si guarda anche un pochino al virtuosismo. Quindi questa è una sonata per violino e basso continuo. Tutti noi siamo a disposizione di Luca per fargli fare la sua sonata. E quindi tre strumenti di basso, clavicembalo, viola da gamba e tiorba, e lui è il solista. Thank you.
Seicento è anche il periodo che segna la nascita della monodia vocale accompagnata, assieme al virtuosismo strumentale, comunque alla sonata strumentale, ci sono le arie. In questo uno dei precursori è Giulio Caccini, sulle sue nuove musiche ha dato indicazioni anche di tipo teorico sulla esecuzione, ha dato esempi di abbellimenti, diminuzioni e di stile. E così ho l'occasione di presentare Marius, che è il nostro cantante, che eseguirà una delle arie più carine di Giulio Caccini, che è Tu c'hai le penne, amore. Musicale, di un personaggio singolare che era Salomon Rossi, era ebreo ma scriveva in stile occidentale e se la contendeva con personaggi come Monteverdi, come Peri, eccetera, contemporanei importanti. Lui era maestro di cappella a Mantova, ha scritto sia in ebraico, sia poi credo che alla fine si sia convertito, non ha scritto più dopo il 1594, qualcosa del genere, potrei sbagliarmi di un decennio, pare sia morto in una delle tante guerre e guerrine che si facevano i ducati dell'epoca, nell'assedio di Mantova, morto di peste insieme a tanti altri. E la sonata la facciamo a flauto dolce, e violino e basso continuo, e si chiama Sonata Quinta sopra un'aria francese. È in realtà il prototipo dell'aria con variazioni. Thank you.
Questo è uno dei due sconfinamenti che avevo annunciato, è un corale di Bach, un Duci Jubilo, che è conosciutissimo, e ovviamente la melodia è luterana, e l'armonizzazione a quattro parti di Bach è splendida. E, l'abbiamo riarrangiata per voce e strumenti con le quattro parti. Che è della sonata o 4 o 5, non mi ricordo, e c'è anche una parte di violoncello obbligato. La sonata non indica con quale strumento alzò, come spesso capita anche fino al 700, con quale strumento andasse suonata, per cui noi la facciamo con flauto tenore e la parte del violoncello la fa la viola, insomma, ecco. Però è una parte obbligata. E il carattere, come dice il nome, è quello pastorale. Thank you.
Ancora restiamo in famiglia con Caccini, Francesca Caccini, aria del pastore. Anche questo c'è un carattere pastorale molto diverso da quello della sonata. E la caratteristica di questo brano è che ha un ritornello strumentale che dovrebbe imitare forse una musette, perché ha presenza di un lungo bordone per dare quest'aria pastorale. E quindi Marius si dividerà fra la parte strumentale e quella vocale, così potremmo completare l'organico, altrimenti non potremmo farlo. Del 600 italiano è Biagio Marini, anzi più del 600, sì, lui nasce nella fine proprio degli ultimi anni del 500, muore nel 1663. E, grande violinista, sperimentatore e bravissimo compositore. Di lui eseguiamo un balletto primo concorrente a tre parti, tutti ci siamo divisi le parti solistiche io e Luca, ma siccome anche lui in realtà sviluppa un tema con delle variazioni, in realtà c'è anche un certo risalto da parte del basso, cioè questo basso finalmente smette soltanto di accompagnare, e qui sta uno dei lati sperimentali appunto di Biagio Marini, ma diventa protagonista a sua volta. Thank you.
avviamo alla fine del concerto, mancano tre brevi brani e mi sono accorto che non ho presentato i miei amici, violinista e violista è Luca Matani. Violinista è Walter D'Arcangelo. La fiorba Antonio Lassino. A pescare il famosissimo il Mario Schumann. Allora, un ultimo sconfinamento, no, diciamo, ecco, sconfiniamo di nuovo, andiamo in Francia, e un brano a cui sono molto affezionato è un Carillon di Michel Richard de Lalande. E simula un pochino i Carillon, quelli delle statue che escono tipo il campanile di Monaco oppure che si usa in un'altra città del nord Europa. E anche qui una serie di variazioni, si percepisce bene lo stile francese, siamo un pochino più avanti del 600 italiano, ma non tantissimo, siamo ancora nella prima metà del 1600. Dal fatto che la musica l'hanno composta John Reading e Henry Purcell, quindi due compositori inglesi importanti, in forma di canone. Il testo in una serata, concerto serale, forse è meglio che non ve lo traduca, soprattutto per le signore, però proprio canzoni con il testo da cantina, però la veste musicale è bellissima, vi assicuro, è molto godibile. Comunque sono canti da taverna. Il primo si intitola I Gave a Cake, no, è In Praise of White Wine, in lode del vino bianco, quindi deve essere una cosa abbastanza rara in Inghilterra all'epoca, e il secondo, quello di Purcell, I Gave a Cake. Ma parla di quello che lui ha fatto a una ragazza, ha cominciato con fuori i pasticcini, la birra, e il finale vi dico soltanto che noi siamo stati meravigliosamente bene. In mezzo tralascio.
ci regalate qualche altra nota, un altro po' di musica. Stiamo troppo bene anche noi in questo momento. Walter propone di ripetere un brindisi con il vino bianco. Cambiamo un po' il timbro. Pescarese, ancorché d'adozione, a ringraziare in primis voi, cari spettatori, che così numerosi siete accorsi, siete venuti a sentire il nostro concerto. Volevo ringraziare Luca Dragani, il gruppo che ha fondato, che da fuori, che volevano abbracciare quel progetto e venire qui a suonare a quella rassegna organizzata da Gabriella Ciafarini, a quale pure ringrazio. E una parola assolutamente va spesa a ringraziare Antonio Blasioli, presidente del Consiglio, ma perché ha reso questa spadrone, padrone qui in questa sala, che ha reso questa sala viva e aperta, non come un castello freddo chiuso di domenica. Siamo qui di domenica a godere la musica, a partecipare al comune gaudio, e appunto perché è possibile grazie a lui, alla sua sensibilità all'arte, alla bellezza e alla musica. Grazie. Ho reso questo comune caldo, mi diceva mia moglie, la prossima volta accendi il termosifone. No, a parte tutto, tocca a me l'ingrato compito di dirvi quello che è successo tra i pasticcini dolci che hanno offerto alla ragazza e il momento in cui hanno deciso di vivere insieme. Però tocca a me.
scherziamo naturalmente, siamo contenti, diciamo, che questo festival continui con i suoi appuntamenti, che vengono sempre più persone. Stiamo buttando dei semi, diciamo, anche in una cosa di nicchia, abbastanza, sì, di nicchia, possiamo dirlo. Gabriella ci si sta spendendo troppo, veramente grazie per questo. Grazie a te. Le orchestre, gli ensemble che hanno partecipato sono veramente stupende, grazie anche di averlo fatto gratuitamente, perché lo possiamo dire, l'avete fatto gratuitamente, e speriamo, insomma, di continuare sempre su questa strada, e ci vediamo domenica prossima sempre alle 20.45, sempre qui in comune. Allora, il prossimo concerto io mi spenderò anche in prima persona. Benissimo. Ci metterò anche la faccia in questo caso. Sarà un concerto tutto al femminile, dedicato proprio alla figura della donna in varie situazioni. Attraverseremo anche lì dal barocco e oltre, quindi arriveremo persino a un Francesco Paolo Tosti addirittura, e attraverseremo varie sfaccettature della donna felice, la donna maga, la donna romanticamente così seduttiva. E sarà con noi, saremo appunto un trio. Al pianoforte ci sarò io, il soprano Sara Di Giampietro, e poi ci sarà una ballerina giovanissima, credo che sia appena maggiorenne, oppure così, manca quasi qualche mese la maggiore età, è estremamente brava, che interpreterà alcuni brani. Quindi vi aspettiamo, è una serata un po' particolare, così ritroviamoci qui la domenica, visto che ormai è diventato un appuntamento molto piacevole. Sì. Grazie ancora a tutti voi, grazie a tutti.